Carissime, mi trovo a dover dare una spiegazione per me inconsueta, però da qualche tempo mi trovo in una fase della vita nella quale gli anni, invece di averli come se erano fino a 80, quindi che sono una risorsa, mi pesano. Dai 90 infatti gli anni non si hanno più ma si portano. Così succede che di botto un viaggio anche progettato viene interrotto dal fatto che la stanchezza improvvisamente mi pesa prima di cominciare addirittura la fatica e so già che al ritorno ci metterò molto tempo per recuperare le forze. Scusatemi perciò, abbiate la generosità di compatire questo fatto, che spiace molto anche a me, perché la Casa Internazionale delle Donne è un pezzo della mia vita che anche voi conoscete perché l'abbiamo vissuta insieme. Sappiamo quanto è stato importante avere questo presidio, questo luogo, questa casa, veramente questa Casa delle Donne internazionale, con la caratteristica di essere insieme un luogo di dibattito, di incontro, di pranzi, cene, cioè una vera casa. Io credo che il rischio che in questo momento la casa corre è particolarmente forte e non so che cosa potremmo fare per spingere la sindaca Raggi a non insistere sulla sua decisione, sulla decisione della Giunta di Roma di sbarazzarsi di questa casa. È oramai un patrimonio storico della città, veramente sarebbe come dire che il Colosseo quasi non conta più. Io attribuisco alla nostra Casa Internazionale delle Donne un significato di identificazione di Roma non inferiore a quello dei suoi più grandi monumenti. Mi pare che la ragione mi soccorra ancora, e quindi il parlare o lo scrivere mi sono possibili, anche facili e comunque piacevoli e graditi. Il muovermi invece mi mette di fronte a delle avventure che repentinamente possono cambiare le mie decisioni. Ancora scusatemi, vi saluto, vi abbraccio tutte e spero che questo ci sarà un modo per tenerci per mano simbolicamente, anche se fisicamente non posso essere lì da voi.